Ha riaperto in sicurezza lo svincolo di Casavature della SP1, la circonvallazione esterna di Napoli, nel comune di Casavature, a seguito dei lavori di allargamento progettati dalla città metropolitana di Napoli. Un intervento di 400.000 euro che è servito ad allargare la sezione stradale dagli originari 7 metri agli attuali 10, eliminando così l'interferenza tra i flussi veicolari in ingresso e in uscita. Si è proceduto inoltre a realizzare muri di sostegno, sostituire i guardrail, a rifare il manto stradale e ad apporre nuova segnaletica verticale ed orizzontale. All'inaugurazione erano presenti il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il vice sindaco Giuseppe Cirillo, il consigliere delegato alla viabilità Dionigi Gaudioso, il consigliere delegato ai trasporti Luciano Borrelli, il sindaco di Casavature Luigi Maglione, il presidente della settima municipalità del comune di Napoli Antonio Troiano e il consigliere comunale Pasquale Sannino. Questo è uno svincolo, un asse viario fondamentale nella connessione tra i comuni dell'area intorno a Napoli e Napoli. Questo svincolo è uno svincolo molto significativo anche per l'area di San Pietro a Palermo. Qua siamo proprio al confine del comune di Casavature e il comune di Napoli. Noi stiamo facendo un intervento come città metropolitana di riqualificazione e potenziamento e apertura di tanti svincoli che erano chiusi da molti anni. E questo ci consentirà di migliorare la connessione viaria, di ridurre i disagi dei cittadini e creare più mobilità in un'area che ha bisogno di interventi importanti per migliorare la qualità della vita e la qualità della mobilità che li attendeva da anni. Ci sono altre opere simili che sono in procinto di essere inaugurate. Sì, noi a breve inaugureremo uno svincolo nell'area di Caivano, che è uno svincolo che ha servizio anche dell'area Asia e che quindi ha una grande importanza anche per la mobilità delle merci. Stiamo completando la progettazione di una serie di altri svincoli che erano previsti e che non sono stati mai realizzati e che ci consentiranno anche di migliorare, insomma, la viabilità anche in altre parti dell'area metropolitana. Sindaco, sono stati 10 mesi, questi del 2024, terribili per il numero di vittime sulle strade del comune di Napoli. Quali sono le iniziative che si possono fare per attenuare questa tragedia continua? Ma noi abbiamo un piano straordinario che è partito e che adesso si sta realizzando proprio in queste settimane, con una serie di dispositivi per la riduzione della velocità, che sono essenzialmente bande sonore, dossi e semafori. Io però vi ricordo che questo sicuramente serve, ma è indispensabile lavorare sull'educazione stradale, perché la maggior parte degli incidenti sono legati o all'eccesso di velocità o alla guida sotto l'uso di sostanze. Quindi è fondamentale che poi chi oggi usa la strada lo faccia rispettando le regole e soprattutto rispettando gli altri, perché spesso dall'imprudenza di pochi si crea un danno a tutti. La politica della città metropolitana sta aiutando Casavature come non è mai successo prima, e questo è un vanto per la città e anche per noi che siamo sul territorio e che subiamo tutti i difetti di questo territorio. Ne abbiamo risolto uno importante ed è un passo fondamentale, perché questo era chiuso da 3 anni una strada. Abbiamo premuto, abbiamo fatto delle pressioni, la città ci ha messo i soldi, santi Dio, il progetto, e siamo contenti. Più di questo non possiamo dire, ma quello che è importante è il rapporto che c'è con la città metropolitana, con questa amministrazione del dottor Manfredi e della nostra Casavature. Abbiamo avuto dalla città metropolitana quello che non abbiamo avuto negli ultimi 25 anni, probabilmente, quindi siamo Rapporto contenti. istituzionale. Assolutamente sì, è anche più giusto rispetto agli anni precedenti, perché ignorare un comune non è mai una cosa buona. Invece c'è una distribuzione delle attività e dei fondi, un po' a Casavoto ci siamo cascati, questa volta bene, quindi ci fa piacere. L'obiettivo è di migliorare la viabilità e nello stesso momento la sicurezza dei cittadini che frequentano queste strade. Sono tanti obiettivi che noi stiamo cercando di portare avanti e questo è un obiettivo raggiunto. Il sindaco Manfredi è qui a testimoniare l'importanza degli interventi che stiamo realizzando sul territorio, in particolar modo anche questo svincolo. Casavature, come tanti altri comuni dell'area metropolitana, stiamo tutti quanti lavorando. A breve inizieranno anche i lavori di una riqualificazione importante che fanno parte dei piani integrati urbani. Quindi anche lì, questo è all'interno della propria città di Casavature, quindi per proprio migliorare la qualità della vita dei cittadini di Casavature. Quindi c'è una grande collaborazione, ma ti ripeto,
L'obiettivo del sindaco Manfredi di questa amministrazione è proprio quello di lavorare a fianco a tutte le amministrazioni affinché si possano portare dei risultati. Oggi il primo termometro sono i sindaci, sono le amministrazioni che conoscono i fabbisogni del proprio territorio e noi siamo aperti sempre alla collaborazione, ad ascoltare e ad intervenire dove c'è possibile. È stato fatto un ottimo intervento, io ringrazio ovviamente il sindaco Manfredi che ha dato sempre ampia disponibilità su questi interventi, ma in primis l'ingegnere Sarno che fino adesso si è occupato della viabilità, quindi è stato fatto questo intervento che è costato circa 400.000 euro, questo allargamento della sede stradale che è passato da 7 a 10 metri, quindi si è data la possibilità a tutti, in particolare ai mezzi più grandi, di avere quindi per passare meglio. E poi si è messo in sicurezza con guardrail nuovo, segnaletica nuovo, ma anche il nuovo muro perimetrale, quindi si è dato maggiore sicurezza a tutta la zona e da quello che sappiamo tutti i cittadini si aspettavano questo intervento già da tempo. Fortunatamente non si è messa la prima pietra, ma oggi si sta qua per l'inaugurazione dell'ultima pietra e quindi per aprire.